Perché? Visto che i codici Nardella, se ben gestiti, possono essere utili alla comunità? Ma intanto non apprezzo Orticello, perché se Orticello significa i tuoi concittadini, le persone che hanno bisogno, che vivono sul territorio del tuo comune, che sono italiani ma sono anche stranieri, se questo è l'Orticello, viva l'Orticello. In Italia ci sono più di 3 milioni di disoccupati, 14 milioni di inattivi. Solo pensare di poter dar lavoro a chi arriva da fuori e che non è affatto gratuito, perché 35 euro al giorno più tutti i costi per ovviamente, che ovviamente sono necessari, perché bisogna andarli a prendere, bisogna ospitarli nei centri, poi vengono trasferiti nei singoli comuni, eccetera, fa circa 3 miliardi, 3 miliardi e mezzo Ho all'anno. capito, però questi soldi, mi scusi, questi soldi li prendono comunque, che lavori o che non lavori, tanto vale che Esatto, ma lavori, infatti il no? problema, il Non fare li grandi, prendono gli ma infatti immigrati. il problema No, non è non sono tanto. 35 euro agli immigrati, No, eh? Sono no, no. 35 euro e a chi li È mette? il A chi costo, li mette? infatti, il Costo problema, dell'erario. infatti il problema non è tanto ciò che prendono questi disgraziati, perché sono disgraziati, ai quali rimangono 2,50 2 euro e mezzo, euro al 2 euro e mezzo, giorno, infatti. Sono ma uomini e donne. è il costo che sostiene la comunità. Allora, la comunità sostiene un costo impressionante quando questa comunità non ha per se stessa le risorse per andare avanti. Io perché mi sono opposto e sono credo uno fra i pochissimi comuni toscani che per scelta ha detto no. Mi sono opposto per questo. Quando si parla di lavoro e io offro già a 50 persone nel mio comune, che è un'enormità dal mio punto di vista, borse lavoro a cittadini residenti, italiani e stranieri, che offrono la loro opera in lavori socialmente utili, ma io ho una lista di attesa di altre 90-95 persone. Nel mio piccolo centro ci sono 3.600 disoccupati. 3.600 persone su 25.000 abitanti che non hanno lavoro. Allora, le E con le case? case ci sono 174 famiglie in lista d'attesa e ce ne sono 45 che dormono per strada. Allora io prima, e non sono tutti italiani, perché la percentuale che c'è nel mio comune, lo specchio dell'Italia, perché marocchini, albanesi, tunisini, rumeni, che vivono ormai da anni nel nostro territorio, sul territorio nazionale, mandano i figli a scuola. A questi figli non riescono ad acquistare un paio di scarpe. Noi abbiamo aperto un negozio della solidarietà all'interno del municipio. Diamo pacchi spesa continuamente, settimanalmente, giornalmente alle famiglie italiane e straniere che sono residenti. Allora, non si può pensare di poter gravare sui singoli comuni perché negli anni uno spiraglio, devo dire, che con l'attuale ministro degli interni Minniti si è visto, ma in questi anni sono stati persi 3 anni, 4 anni di tempo senza fare azioni realmente concrete, perché queste persone vanno riportate a casa loro. I numeri che diceva Salvini prima sono numeri concreti, il 5% su questa massa di persone, ma dico, quest'anno sono sbarcati Ma lei lo sa 180.000. benissimo che riportarli a casa loro è un filino complicato, no? Penso. Sì, No, ma ma il non è film, il se non riusciamo mai a 5%, però non è il guardarlo, Vespa, 5%, alla fine, se non riusciamo mai a guardarlo, non vediamo nemmeno la fine e non conosciamo nemmeno come va a finire il film. vero. Migliore, No, ma poi Salvini. non è il 5%, le ripeto, è il 45%. Poi ci sono.